20 febbraio 1979. Muore a Trieste Nereo Rocco, calciatore e allenatore, entrato nella storia del calcio per aver introdotto in Italia il catenaccio, un modulo tattico ostinatamente difensivo. Noto per il suo carattere burbero, severo, spesso scorbutico e per l'abitudine ad esprimersi nella sua colorita parlata triestina, Rocco diviene subito un personaggio nel mondo calcistico del dopoguerra e si guadagna il soprannome di El Parón, il padrone. Nel 1992 Trieste gli dedicherà il nuovo stadio. Parón dal cuore d'oro, Trieste e tutto il mondo in lutto per Nereo Rocco. Così titola il piccolo quando un allenatore amatissimo muore all'ospedale di Trieste. Prima Trieste, poi tutto il resto del mondo. Una gerarchia un po' curiosa, ma al Parón sicuramente sarebbe andato bene così. Nato a Trieste, a San Giacomo, era legatissimo alla sua città, ci tornava tutte le volte che poteva e non si dimenticava mai di chiedere ai suoi figli come fosse andata la Triestina. Trieste ricambia. Nel giorno dei funerali ci sono migliaia e migliaia di persone al cimitero di Valmaura, che si trova a poche decine di metri dallo stadio dove ha esordito. Rimane celebre la foto che ritrae i suoi giocatori con il feretro in spalla. In prima fila ci sono Gianni Rivera, che per il Parón era quasi un terzo figlio, e Nino Benvenuti, un'altra stella dello sport triestino. Il parroco, dopo aver abbracciato a lungo Siora Maria, ricorda l'umanità del Parón, la sua umanità straripante. E lo stesso fa il cronista del piccolo, che nel definirsi un amico sceglie tra le tante formidabili battute del Parón quella che ne tratteggia il volto umano. Bisogna essere uomini con la U maiuscola, ma detta alla triestina bisogna essere uomini con la O maiuscola. Rocco è figlio di un piccolo borghese di origini viennesi, si chiamava Rock, è venuto a Trieste, che era un luogo del sud per loro, il loro porto, e qui suo padre si è fatta questa bella casa in un rione bellissimo di Trieste, in collina, un rione chiamato Rozzol, è vero? Sì. Ecco, adesso, presentando Rocco sotto aspetti che vorremmo fossero nuovi, non ci rimane che rifare la storia un po' della nostra amicizia e di quella che è stata la nostra lotta per riuscire a imporre un gioco italiano più consono alle nostre necessità e più congeniale ai mezzi normalmente posseduti dei nostri atleti, certo, no? Sì. Dunque, Rocco ed io ci siamo conosciuti a Padova. A Padova Rocco era arrivato dopo esperienze di calciatore e di tecnico e aveva subito un'idea pragmatica, seria, diretta della convenienza di reagire al WM inglese. Lasciamo ora il discorso a lui perché lo ricominci sotto canali suoi, diciamo. Comincio con la mia triestina del 48, quando abbiamo cominciato col battitore libero che si chiamava Blason, era un altro battitore libero di oggi, ma sempre un battitore libero. Blason, se non calciava la palla a 80 metri, 40 in aria e 40, non era un buon libero. Chiaro. Eccolo, però abbiamo cominciato a giocare così perché l'anno prima la triestina era stata retrocessa facendo il bel gioco, giocando questo famoso WM. Bisogna adeguarsi ai tempi, però adeguandosi ai tempi la Triestina è andata in Serie B, salvata a Perugia da buone anime, diciamo così. Ci siamo presentati nuovamente al campionato, ma con un impegno verso la nostra città. Allora abbiamo ideato questo, diremmo così, quella volta lo chiamavamo mezzo sistema per cercare di ingraziarsi i feroci critici di quella volta, ma non ha servito niente. Unico difensore, non sapevo nemmeno che era dottore, il signor Gianni Brera, il quale scagnelato come primi Blason, i Trevisan, leggevamo, l'unica voce che ci dava un po' di coraggio. Eravamo arrivati a tal punto che tanto a Trieste, tanto a Padova, tra insulti, fischi, sputi, rotture di pullman,
che mi presentava in spogliatoio il martedì. Dicevo, ma signori miei, non possiamo continuare così, non per me, perché la mia carriera ormai l'ho fatta di calciatore, non pensavo di durare tanti anni come allenatore. Volete che smettiamo, volete che cominciamo un altro gioco, facciamo il VM, facciamo anche noi come gli altri. E ho avuto sempre parole di conforto, tanto che nel spogliatoio della Triestina che nel spogliatoio del Padova. Mi ricordo scagnerato, signor Rocco, noi siamo tutti con lei, continuiamo così che va bene, ma ragazzi, continuiamo così. Questi erano i tempi eroici del calcio Padova.